Salve per i temerari, io sono Caverna di Platone in piena rivalutazione e oggi voglio parlarvi del nuovo trailer Netflix per la serie I Cavalieri dello Zodiaco Senseiya. Finalmente è stato pubblicato un trailer in italiano, doppiato, che quindi ci dà modo di capire meglio quale sarà la localizzazione di questo cartone animato, anche se non completamente, penso che dovremmo comunque aspettare il 19 luglio per l'uscita ufficiale sul portale di streaming, perché è difficile capire quale sarà il vero modus operandi di questa serie solo dal trailer, perché sentiamo davvero poco, anche se in italiano. Ci sono delle voci storiche che riguardano il vecchio doppiaggio dei Cavalieri dello Zodiaco, però si parla di fedeltà alla serie. E qui dobbiamo aprire una grande parentesi, perché non so se voi lo sapete, ma I Cavalieri dello Zodiaco non è assolutamente Senseiya. La versione italiana dell'anime di Toei Animation è molto diversa dalla versione originale, perché all'epoca il direttore del doppiaggio, Carabelli, e il dialoghista, Cerioni, avevano letteralmente reinventato la storia, i dialoghi, quindi era proprio un'altra roba, con un filo, un piglio epico completamente diverso e inesistente in originale, perché si parla di ragazzini che combattono e che non hanno quel tipo di vocabolario molto ricco. Perciò, quando stamattina Ivo De Palma si è espresso, perché c'è la voce di Ivo De Palma sul personaggio di Seiya Pegasus, c'è stato un piccolo putiferio. Insomma, il pubblico si divide sempre in critiche. E ci sono i puristi dell'animazione che non gradiscono affatto questa versione in CGI, e ci sono quelli che poi non gradiscono il doppiaggio storico dei Cavalieri dello Zodiaco. E a questo punto voglio evitare di fare troppi voli pindarici e leggere direttamente quello che ha scritto Ivo De Palma. Sì, siamo ancora noi, ma chiariamo bene le mie responsabilità. Ho adattato i testi in conformità alle strette direttive del cliente sul rispetto dell'originale e ho dato voce a Pegasus, in conformità alla visione complessiva del direttore del doppiaggio, che pertanto a questo giro non sono io. Quindi, tralasciando la questione del doppiaggio in senso stretto, proprio del parlato, della voce, Ivo De Palma si è occupato di adattare i testi mantenendo una fedeltà nei confronti dell'originale. Ma parliamo del Knights of the Zodiac, non di Senseiya. Quindi sarà fedele all'originale, prodotto per Netflix, che è pensato per l'Occidente, per il mercato americano principalmente, molto diverso da quello giapponese e dove la terminologia utilizzata sicuramente non è quella giapponese. Al posto di Saint e Clot c'è Knight e Armor, quindi in questo caso usare cavalieri e armature è giusto, è fedele, quindi ok, ma parliamo sempre di qualcosa che non è Senseiya. Ma oltre questo vorrei concentrarmi nello specifico su quello che abbiamo visto nel trailer, anticipando però che conosco delle informazioni che sono trapelate, perché ci sono state delle proiezioni in altri paesi e quindi ci sono stati dei leak. Sappiamo che la storia non è proprio quella originale, non è proprio quella giapponese, e a ben vedere dal trailer vediamo questo Seiya che abita a Brooklyn, va sullo skateboard e si scopre con dei poteri sovrannaturali. E c'è questa figura, quella di Mitsumasa Kido, un vecchio saggio, che indica il cammino da seguire, lo vuole aiutare, guidare, come un professor Xavier. E dall'altra parte i nemici dei cavalieri sono un piccolo esercito guidato da una persona presumibilmente cattiva che è contraria all'opera di Mitsumasa Kido e c'ha il suo piccolo esercito, la Squad, e vuole combattere con armi convenzionali, carri armati, elicotteri, che sicuramente nulla potrà contro i poteri sovrannaturali di questi ragazzi. Però mi sembrava di star guardando un trailer su una versione alternativa di X-Men e non su Senseiya. Ma ci sono dei piccoli particolari simpatici che voglio farvi notare dal trailer, perché secondo me meritano. In questa scena dove vediamo Seiya che cercava di aiutare un barbone e poi viene pestato, probabilmente gli sarà sfuggito
dalla tasca questo foglietto che regge uno dei tre bulli. E sul foglietto si può vedere distintamente disegnata una persona, una ragazza. Io credo che sia la sorella di Seiya, un disegno che il ragazzo avrà fatto e che porta sempre con sé in ricordo della sorella di cui quasi non ha più memoria. Inoltre c'è questa still veramente bellissima con da una parte l'esercito di Atena con i cavalieri appunto e dall'altra c'è l'esercito di questo uomo militare cattivo, letteralmente un esercito fatto con carri armati ed elicotteri e alle spalle ci sono queste due divinità, c'è Poseidone con il classico tridente e poi c'è Ade con il bidente. Veramente una chicca incredibile, una citazione alla mitologia greca veramente straordinaria. Beh, insomma, che altro dirvi? Secondo me non dobbiamo fare altro che attendere il 19 luglio e fare questo binge watch su Netflix in modo da renderci conto quale sarà il messaggio che vogliono trasmettere attraverso questa serie e se il doppiaggio e l'adattamento saranno di nostro gradimento, magari confrontandolo con la versione originale, cioè quella inglese. Per qualsiasi dubbio o domanda lasciatemi un commentino qua sotto, sempre qua sotto nella descrizione del video trovate tutti i link ai miei social e il link per comprare il mio fumetto Extract con i disegni di Alfredo Postiglione pubblicato da Shockdom. Ci vediamo al prossimo video, ciao ciao e liberi di leggere!